Allora, parlo io che, come dice mio marito, parlo anche coi semafori, anche spenti, quindi non ho difficoltà a parlare e vi informo che Michel Martone è trattenuto per obblighi di governo sul dibattito sulla riforma al mercato del lavoro e appena finisce, se finisce, ci raggiunge. Invece Benedetto della Vedova è impegnato anche lui, non so, non ho capito bene dove, Alla Camera c'era alla Camera. discussione di qualcosa di importante. Legge anche partiti Ah, mi manca bene segnato come una sempre. leggina fondamentale, però noi riempiremo lo Sì, stesso i finalmente vuoti partiti. e quindi le cattiverie che avrebbe detto Martone le dirò io, tanto va bene così. E quindi siamo qui riuniti per discutere di un libro suo, di Eleonora Voltolina, che è il secondo, se non sbaglio, e che si chiama Se potessi avere 1.000 euro al mese, l'Italia sottopagata. Io l'ho letto tutto, che Grazie. sono molto diligente, visto che anch'io scrivo libri, adoro quando gli altri mi dicono l'ho letto tutto, infatti. L'ho letto al mare questo weekend, però l'ho letto e l'ho anche tutto segnato. Adesso vi spiegherò di che cosa parla. Parla di un tema che è molto esplorato, e cioè la precarietà e il fatto che la precarietà dei giovani, e lo metto tra virgolette perché ormai la precarietà va ben oltre la giovinezza, è anche ovviamente sottopagata e per l'appunto il sogno di un'intera generazione. C'è una frase che mi è piaciuta moltissimo, che è 1.000 euro il prezzo di una generazione, che l'ho trovata molto bella perché effettivamente fotografa benissimo il problema. Tra l'altro te la copierò Va citandolo, no, benissimo. perché sto scrivendo, io invece sto scrivendo un libro su ricchezza e povertà e quindi invece questa frase mi sembra molto Calza. azzeccata. E quindi è un libro per metà molto documentato su cifre riguardo le retribuzioni precarie o meno, e per metà sono storie di giovani, trentenni mediamente, che raccontano la storia della loro precarietà e della loro retribuzione sotto la soglia di povertà stabilita dall'Istat, molto sotto direi. Naturalmente quello delle retribuzioni sottopagate purtroppo è un problema che ormai non riguarda più neanche i precari, perché riguarda anche le persone che invece hanno un lavoro stabile, contratto a tempo indeterminato e magari anche molti anni di anzianità. È un problema che riguarda in particolar modo l'Italia, perché invece, come avete visto forse dai dati che sono usciti dall'Istat ieri, le retribuzioni italiane sono rimaste inchiodate a 10 anni fa, come sappiamo la vita invece è aumentata molto nei suoi costi e quindi la novità di questi anni è che anche chi ha un lavoro stabile è povero. Quindi a maggior ragione sono poveri quelli che non hanno un lavoro stabile. Io prima di cominciare a dare, non so in che ordine volete, io sono molto anarchica nelle presentazioni, per cui non so in che ordine preferite parlare. Prima Giacomo D'Arrigo, il primo della classe, detto anche il primo della classe, parlerà lui. Però io volevo fare subito un appunto a questo libro. E poi magari se capita vorrei parlarne di questo perché mi ha veramente incuriosito. Poi io faccio lo giornalista, per cui quando trovo una cosa che mi incuriosisce in genere chiedo alle fonti. Allora, quello che mi incuriosisce è che se non mi sono persa qualche pagina, il tipo di precari che tu analizzi qui sono tutti precari, diciamo, privilegiati, no? Perché tu analizzi delle forme di precarietà in settori particolari, tipo il giornalismo, la ricerca, la creatività, eccetera. Forse bisognerebbe prima o poi cominciare a parlare anche del fatto che non necessariamente tutti i giovani devono avere un lavoro creativo. Perché c'è un sacco di gente che non se lo può neanche permettere di ipotizzarlo e che quindi è molto felice di fare la commessa da Zara.
Però questi casi non li ho trovati qui. Ho trovato appunto giovani architetti che non riescono a inserirsi, giovani giornalisti che rimangono precari a vita a pochi spicci. Allora mi chiedo se prima o poi questo mondo dei precari comunque privilegiati, tu li descrivi come tali tra l'altro, perché dici sono persone che per esempio hanno quasi tutti diciamo minimo comune denominatore o massimo comune denominatore, cioè hanno tutti una casa che gli è stata comprata dai genitori. Allora, vorrei dire che in questo paese esistono anche moltissimi giovani i cui genitori non possiedono una casa e tantomeno sono in grado di comprargliela, e peraltro sono anche quelli che sono meno precari, perché avendo il problema della sopravvivenza fanno qualsiasi lavoro, ripeto, la commessa da Zara. Non lo sto dicendo a casaccio, nel senso, io recentemente ho intervistato, per puro caso, stavo lì da Zara a fare shopping, diciamo, e però mi sono messa a parlare con le commesse di Zara e ho scoperto delle storie raccapriccianti. Peraltro, se fate un giro per i negozi di Roma, del centro storico, scoprirete che la maggior parte delle commesse che lavorano lì è tutta gente che ha minimo una laurea, non in quelle cose stupide tipo scienza della comunicazione, ma lauree vere, no? E però fanno la commessa lì perché devono vivere, e quindi, visto che lì gli danno 1500 euro al mese, loro vanno a fare la commessa lì. Quindi io penso, scusami, molto più di un ricercatore universitario. Esatto, molto più di un ricercatore universitario. Allora, per questo voglio dire, esistono due categorie di giovani sfigati in questo paese. Una è quella che in qualche modo sono comunque privilegiati, perché si possono permettere di lavorare, di aspirare a fare il giornalista guadagnando 5 euro quando va bene a pezzo, e poi ci sono quelli che non se lo possono permettere, quindi anche se hanno una laurea brillante devono andare a fare la commessa da Zara. Io penso che debbano essere trattati con pari dignità, perché bisognerebbe affrontare anche che fanno dei lavori di questo tipo. Ma così poco. Vuoi che ti ribatto subito o vuoi che lo lasciamo sedimentare? Come volete, io era la cosa principale che era Giacomo vuole parlare. Era un'osservazione che secondo me è sfuggita un po', però quindi poi dopo ne parleremo anche di questo confronto tra i due tipi di precariato. E adesso diamo la parola a Giacomo D'Arrigo, perché sennò mi butta fuori. No, no, no.